A Pescara città vince D'Amico, il PD vola al 28%, Fratelli d'Italia in calo, la città dunque in controtendenza e allarme nel centrodestra per le comunali di giugno. Il sindaco Carlo Masci non si scompone, sembra apparentemente tranquillo dopo l'esito delle regionali e così al nostro microfono. Non mi impensierisce affatto perché il dato reale è che nel 2019, quando Marsilio vinse in regione, a Pescara il centrodestra prese il 44% e il Campolargo insieme prese il 56%. Oggi invece il dato è completamente diverso perché il centrodestra raggiunge il 49,15% ed è un dato che supera di 5 punti quello di 4 anni fa. Poi ricordiamo, 4 anni fa, dopo 3 mesi alle elezioni comunali, grazie alle liste civiche, il centrodestra raggiunse il 52%. Se tanto mi dà tanto, noi abbiamo guadagnato 5 punti rispetto a 5 anni fa e credo che la cosa ci fa stare ben fiduciosi di una prospettiva positiva. Sindaco, il PD, primo partito, se l'aspettava? Mi aspettavo che il PD sarebbe stato il primo partito della coalizione di centrosinistra e del Campolargo. Evidentemente ha cannibalizzato il voto dei 5 Stelle, ha cannibalizzato il voto dei partiti del centrosinistra. Io per quanto riguarda la coalizione di centrodestra noto un miglioramento rispetto a 5 anni fa e credo che questo sia importante. Sindaco, il candidato presidente D'Amico ha detto che in fondo il partito degli astensionisti ha vinto, lei è d'accordo? Non sono d'accordo perché l'astensionismo oramai è un dato costante della politica e del voto nazionale, regionale e comunale. Ha vinto il centrodestra, ha vinto Marsilio chiaramente perché ha fatto una proposta migliore di quella del centrosinistra, anche se il candidato presidente del centrosinistra era ed è una bravissima persona, però non è stato lui che è apparso come candidato. Il candidato sembrava Luciano D'Alfonso che girava per tutto l'Abruzzo e in particolar modo su Pescara città e a Pescara provincia, e il candidato D'Alfonso ha perso queste elezioni e credo che anche a Pescara non sarà Costantini il candidato ma sarà lui il candidato e quindi passeremo dai voti virtuali che si immaginano tutti quanti ai voti reali e lì ci misureremo concretamente con tante attività svolte in questi anni a Pescara. E dopo i 2 anni di Covid abbiamo fatto partire 100 milioni di euro di lavori che sono in corso, una città che diventa una città internazionale, ospiteremo anche il G7 a ottobre. Ultima domanda, l'esito di Forza Italia in città. Un ottimo risultato, Forza Italia ha raddoppiato i voti rispetto al 2019, oggi viaggiamo intorno al 13,5% e è un dato molto confortante.